Salines Gazzetta dello Sport ti chiede: capitano, leader e tra i principali artefici della promozione del Lecce, come nasce allora la scelta di lasciare il Salento e cosa l'ha convinta ad accettare il Frosinone? Guarda, parto dalla seconda domanda. Convincermi è stato semplice perché comunque credo che sono approdato in una società dove la voglia di crescere sia tanta, la voglia di far bene pure e ci sono tutte le prerogative per cercare di svolgere un campionato importante e da protagonista. Quindi credo che questa sia stata un po' quello che mi ha fatto scegliere di venire a Frosinone. Poi per quanto riguarda il perché ho lasciato il Salento, diciamo che è stata una decisione presa insieme alla società, dato che comunque i piani societari erano quelli di abbassare l'età media e non rientravo nei piani tecnici societari. Abbiamo preso di comune accordo questa decisione di dividere le nostre strade, almeno momentaneamente, poi vediamo. Turiziani Ciociaria, sei stato avversario del Frosinone con la maglia dello Spezia di mister Gustinetti, del Benevento di Marco Barone e del Lecce. Hai vinto, ma hai anche perso. Ai Canarini hai fatto gol nella gara della vigilia di Natale 2016, vinta 3-2 dal Frosinone di Pasquale Marino. Tutte sfide importanti. Che provi ora a indossare la maglia giallo-azzurra del Frosinone? Guarda, già solo il fatto che questa società ha uno stadio di proprietà, ha uno stadio costruito così all'avanguardia, ti dà delle sensazioni importanti, no? Ho trovato un ambiente, molto familiare, dove tutti cercano di andare nella stessa direzione. E le sensazioni averci giocato contro erano sempre di una società che voleva ambire a traguardi importanti e oggi vestire questa maglia mi dà ancora di più questa sensazione perché vedo quotidianamente tutto quello che gira attorno a noi calciatori che è veramente qualcosa di bello per farci sentire importanti ogni giorno. Mignini Extra TV ti chiede se è uno dei pochissimi colleghi di reparto con cui Gatti nella scorsa stagione ha chiesto lo scambio della maglia, un segnale di rispetto. Assumi una bella responsabilità, ma ovviamente hai l'esperienza e le tue qualità per farlo, sei d'accordo? Guarda, a fine partita a Lecce ci siamo sì, scambiati la maglia e abbiamo fatto anche una bella chiacchierata con lui. Gli ho fatto i complimenti per il campionato che ha fatto lo scorso anno e devo dire che in prospettiva credo che possa diventare veramente un grande difensore. Oggi venire a Frosinone ha sicuramente un peso importante per me, no? Perché comunque anche solo il fatto di aver vinto un campionato lo scorso anno mi mette un po' i riflettori puntati addosso. Ho 35 anni, un po' di esperienza ce l'ho, quindi ho diciamo da sopra le spalle un peso da portare per cercare di trasmettere i miei valori, perché comunque credo che il lavoro paghi sempre. E ho sempre basato tutto sul lavoro e trasmettere questi valori a questi giovani che vogliono crescere. Papito di gente comune, sei stato vincitore e leader di campionati di Serie B. La tua carriera parla chiaro. Quale obiettivo ti poni da qui in avanti a Frosinone e se sei qui per vincere? Guarda, io obiettivi non me ne pongo. Credo che noi dobbiamo divertirci innanzitutto. E far divertire. Se facciamo questo, già abbiamo fatto un pezzo di strada nella stessa direzione. Questo significa che dobbiamo ascoltare i dettami dell'allenatore, dobbiamo cercare tutti insieme di remare dalla stessa parte e cercare di toglierci delle soddisfazioni importanti perché credo che questa sia una piazza che meriti dei risultati importanti. Vincere ha tante componenti nelle quali quando ci metti tutto l'impegno che hai, tutta la dedizione, tutto
l'amore per questo sport, già sei ad un punto importante della strada. Poi tutte le altre componenti ce le metteremo con il lavoro e mi auguro di contribuire a dei risultati importanti con questa squadra. Roberto De Luca l'inchiesta, le tue origini da centrocampista, quanto ti hanno aiutato nell'adattarti ad un'interpretazione moderna del modo di difendere? Soprattutto nel modo di giocare, no? Perché comunque oggi si richiede molto il fraseggio dal basso ed un inizio di d'azione manovrato. Quindi diciamo che queste sono letture quando hai la palla che ti danno una mano, no? Il passato diciamo da centrocampista in merito a questo. Poi ci sono letture che o sei difensore oppure non ce le hai. Quindi negli anni bisogna stare al passo con il calcio, bisogna stare al passo con quelli che sono le crescite di questo sport e le variazioni che ha praticamente quotidiane questo sport e soprattutto bisogna stare dietro al passo dei giovani, perché quando inizi ad averci una certa età, diciamo che lo spirito credo che sia la parte più importante del carattere per affrontare ogni giorno. E infine, Diruzza del tifoso, anche se sono passati solo pochi giorni dal tuo arrivo a Frosinone, che ambiente hai trovato, rispetto a quanto visto dall'esterno? Guarda, come ho detto prima, ho trovato un ambiente dove tutti fanno la loro parte per cercare di far star bene noi calciatori. E ho trovato un ambiente, come ho detto prima, molto familiare perché c'è collaborazione, c'è comune di intenti e c'è un bellissimo ambiente nel quale lavorare. In bocca al lupo, Fabio. Crepi.